Un salve ragazzi, sono Regan e benvenuti all'interno della Super Hostile UHC, nella quale proveremo ancora una volta a superare sfide ed ostacoli garantiti dalla mappa o dalle condizioni atmosferiche. Riusciremo a farcela? Ragazzi, benvenuti in questa nuova serie. Siamo nella Super Hostile UHC. La UHC è una modalità di gioco in cui non si può rigenerare la vita se non mediante l'utilizzo di mele d'oro o pozioni di salute istantanea. Ci saranno 4 team. I 12 giocatori verranno spawnati in punti della mappa scelti in precedenza e dovranno raggiungere una base comune per team, in cui scopriranno chi sono i propri teammates. Come dice il nome stesso della UHC, ovvero Super Hostile, questa volta i giocatori dovranno vedersela con i mob, con gli avversari e soprattutto con l'ostilità della mappa stessa. Ci saranno 7 episodi. Alla fine del 6° episodio, il board inizierà a restringersi, passando da una dimensione incredibile di 3.000 blocchi a una di 200. In giro per la mappa sono disposti dungeon, trappole e strutture con tesori nascosti. Ma attenzione, c'è in palio una mela di noce nascosta nella mappa, che come sapete tutti è uno dei drop più potenti all'interno di Minecraft. È proibito, assolutamente proibito allontanarsi troppo dall'isola, andando oltreoceano. Anche se un board aggiuntivo, oltre a quello classico di Minecraft, quello lì con le strisce azzurre, anche se appunto questo board invisibile riuscirà a trattenere i player respingendoli in caso di trasgressione. Detto ciò, buona fortuna e che vinca il migliore. Bella! Buon salve ragazzi, sono Regan e benvenuti all'interno della Super Hostile UHC. Ragazzi, anzitutto devo raggiungere queste coordinate qui, ma soprattutto questa è una nuova UHC, una nuova serie di episodi della UHC in compagnia, quello cos'è? In compagnia di Razor, ma soprattutto della Biosphere Community, anche di Vischio, come potete leggere qui. Allora, finalmente è tornata anche la UHC. Cos'è sta roba, raga? Distributore. Ho trovato una specie di dungeon. Spero di poterlo prendere, ma credo di sì perché non ho avuto controindicazione a riguardo, quindi perfetto. Ok, non ho... cos'è sta roba? È un'antenna. Se facessi così, tipo... Niente, non c'è nulla qui, va bene comunque. Allora, raggiungo queste coordinate per trovare, ecco lì c'è già qualcosa, per trovare una fortezza, una base che mi indicherà il mio team praticamente, in quanto ci sarà una bandiera, ci saranno team da 3 persone, c'è il team magenta, se non sbaglio azzurro, eccetera eccetera. Vedo già quella specie di mongolfiera oppure la base, no, forse una specie di dungeon, insomma, vedo cosa riesco a fare. Allora, qui prendiamo un po' di legna. Raga, da quello che ho visto, praticamente molti sono già arrivati al loro team. C'è Vischio, White e Roby che sono insieme, Black Matt e Tesla che sono insieme. Quella squadra è infallibile, quindi speriamo in bene. Spero di essere con Razor, così gli stretto mezzo cuore. Insomma, chi ha seguito le vecchie UHC sa di cosa parlo. Comunque, si riunirebbe. Allora, continuiamo ad andare da questa parte. Allora raga, ho trovato dell'acqua, però ho perso un cuore scalando quella montagna, se non sbaglio, quindi insomma, fantastico. Ora qui io non sto trovando nulla, quindi devo assolutamente però utilizzare sto legno per fare un piccone. Tramite il piccone possibilmente... Oddio, ok, la texture chiaramente è modificata. Va bene, vediamo se trovo della pietra o magari prima arrivo al team. Sì, direi di sì. Prima che qui trovo gente, insomma, potrebbe essere pericoloso. Ok, adesso teoricamente andando sempre da questa parte dovrei raggiungere la base.
Perlomeno se riesco a seguire le coordinate, cosa che non sono mai riuscito a fare su Minecraft, ma dettagli, non che sia così tanto complicato. Ma d'accordo, allora prendiamo tre pezzi di cobblestone a questo punto e facciamoci un piccone in pietra. Ok, qui ho altri stick, quindi perfetto. Quello in legno direi di buttarlo. Ecco, Razor ci ha raggiunti adesso, mi sa che è crash, poverino. Ok, devo farmi anche un ash in realtà. Per fare l'ash però prendo della cobblestone. Io non sono ancora diviso in nessun team, perché appunto devo ancora arrivare alla fortezza. Devo inviare una volta arrivato un messaggio a Tesla, se non ricordo male. Insomma, spero di non sbagliare, spero di riuscirci più che altro. Qualcuno ha bisogno? No, ti ringrazio. Invece la fame mi sta colpendo lentamente, questo è un gran problema. Ma quelli sono funghi? No, è la texture, maledizione. Comunque, allora, qui potete vedere tutti i vari membri, sono veramente tantissimi. Quello cos'è? Sa che sono i chunk che non si caricano, perché comunque volevo mettere le shaders, raga, ma è un casino perché questa texture è già pesante il gioco in sé, quindi. Allora, vediamo. Non vedo niente. Raga, esattamente da questa parte dovrebbe esserci la fortezza, ma io non vedo nulla. Dovrebbe essere grande, dovrebbe esserci una bandiera, eccetera. Vi giuro che non riesco a capire, ma ho un po' di cibo. Questo cos'è? Un maiale. Tu mi hai appena salvato la vita. Ah, ho anche delle patate che ho trovato nel dungeon. Credo che fosse un dungeon perlomeno. 3 di. Ok, allora posso fare un ash. Ho 3 di cobblestone, quindi. Tum. Tum. Ottimo. Allora, la ventola del computer sta per esplodere. Spero non si senta dal microfono e ne dubito anche. Perché ho trovato appunto per il microfono una posizione strategica. Quella è. No, che. Cos'è sta roba? Sono tipo mele nell'albero, vabbè. Tanto è solamente una texture, quello è un altro maiale. Ma io devo andare per di là. Dovrei essere arrivato, anzi, non capisco. Fantastico, ragazzi, come se non bastasse, ecco qui la pioggia di fuoco. Ed ho anche lottato contro uno scheletro che mi ha letteralmente tolto metà vita. Però ovviamente il lag era talmente eccessivo che non potevo materialmente mettere la clip. Era apparso il messaggio in chat che per sbaglio ho eliminato. Ma in questo istante, se uscissi fuori, prenderei un casino di danno. È finita, davvero? Ottimo. Continuiamo verso la base. Oh, quello cos'è? Ok, raga, ho trovato il mio team. Il mio team che è praticamente quello di Black. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok. Quindi sono con Black e Tesla, raga. Avevo detto che il loro team era invincibile. Meglio, meglio così. Perfetto, adesso sono nel team verde anch'io. Wow, raga, qui è rimasto qualcosa, uno scudo. E le coordinate del centro, ottimo. Quindi, fantastico, raga. Adesso sono anche in compagnia, mi sento più felice. Lì c'è, ok, una fornace. Andiamo a prendere della cobblestone. Devo andare a spostarmi nella stanza con il mio team. D'oro qui. Ciao, Rega, bellissimi. bella, ciao. Buon uomo, hai perso un botto di vita. Ho perso un po' di vita perché ho trovato uno scheletro. No Me lo problem. immaginavo, perfetto. Ho Io ho trovato messo già l'oro, un quindi non creeper davanti alla base, mi è preoccuparti. esploso. Ah, ho Fai visto, ho te? visto, ho visto. Voi Ho già continuate. trovato l'oro, quindi. Va bene, va bene, va bene. Oddio, c'è un Enderman che non attaccherò perché ho avuto brutte Non, no, esperienze. non ti conviene. I miei mob, diciamo che non sono stati carini comunque. Allora, vediamo un po'. Qua abbiamo le coordinate del centro, Sì, ricordiamocene, ho non visto, ho facciamo le cose, visto. no, bordello. Sì. Mettete anche a cuocere la vostra carne che avete trovato nella cassa, almeno È al morto cibo qualcuno? siamo. Sì, Non mi sa di sì. credo. Mi sa di sì. Non lo No. so, non ne sono sicuro. Vabbè. Qualcuno è stato tippato. Ti Allora. tippo. Vabbè, comunque sto prendendo della Ma no, cobblestone. aspetta, hanno tippato Ranasgau. What? Perché? Mi sa che era. No, perché Stato. era troppo lontano. Ah, Ma no, ok. aspetta. Slash MSG. Non trovo Sembra praticamente rosso un carbone. sacco, L'ho tipo trovato magenta. io. L'ho trovato, se... ora te li porto. Vabbè, mettili nella fornace direttamente così cuociamo tutto. Sì, me ne voglio lasciare qualcuno anche Manca per andare in miniera. soltanto Gabor, che a questo punto farà parte del team giallo. Esatto, con Alexis Sì. e Razor. Appena Vabbè. arriva lo sposto, Attenzione in semplicemente. chat perché vabbè c'è un po' di bordello, mi raccomando, guardiamo Ma quando sai deve cosa? finire Magari tutto. lo metto direttamente. Vabbè, sì, volendo, sì.
Tesla, è la prima volta che siamo in team insieme, sono felice. Allora, aspettate un secondo. Allora, c'è un altro albero. Ok. Cioè, no, c'è i zombie. No, zombie, bella, zombie. Wow. Ognuno è nella propria posizione. Io scappo. Bella zombie. No, ho perso mezzo cuore, ma come? Oh, raga, andate sotto terra. Sì, arrivo. Vado a prendere il cibo e arrivo. Io ho ucciso uno zombie che non mi ha droppato nulla, molto... Sta diventando notte comunque. A proposito, ragazzi, vi ripeto, anzi, vi informo perché non lo sapete voi, che in questa serie è possibile mangiare la carne marcia. Nel senso, cuocerla vi dà tre cosciotte o una in mezzo, non mi ricordo di preciso, già. Di fame. Quindi non vi dà avvelenamento se la cuocete, ovviamente. Quindi dobbiamo... Esatto. Cuocere. Allora, intanto... Sapete una cosa che non ho pensato? Portare l'acqua qui sotto, cazzo. Ma siete giù? Siete, ok. No, io sono qua. Raga, abbiate sempre dietro due secchi, almeno due, servono per mettere l'acqua, per fare la fonte infinita d'acqua. Ma io non c'ho ferro, è quello che... Io sì. È notte fuori? Sì, sta diventando notte, vedo il tramonto. Ok, fa schifo così, però perlomeno abbiamo una... Ma guarda, io sinceramente farei partire la grotta da qua, tanto siamo già ad altezza 17. Sì, quindi... Buono. Non ho la più pallida idea di dove siete. Bene. Ah, fantastico. Allora, siamo nella vecchia base, praticamente. Ma aspetta, mi faccio un po' di torce perché... Nel cranio? Sì, siamo nel cranio. Ah, ecco. Ok, allora io sono sottoterra, provo a raggiungervi da sottoterra. In teoria dovrei farcela. Vai. Faccio un po' di torce. Ah, c'è la Tricapitator, bello. Sì. Fine primo episodio. Fine episodio, di già. Okay. Oh, ragazzi, allora. Vabbè. Bella, comunque, siamo già messi male tutti quanti. Esatto. Tutti quanti noi. Questa è la situazione e non siamo messi bene. Rimasti con tutta la vita. Esatto. Siamo Gabbro, io e Vischio. We can do it. Quindi... Vabbè ragazzi, ci vediamo nel secondo. Ci vediamo. Ciao, bella.